giornata. Amici di Vado a Vivere in Sardegna, oggi ci troviamo a Punta Giglio. Si parla sempre della Sardegna e dei suoi mari, delle sue spiagge, ma perché non dedicare mezza giornata anche a del trekking leggero? Questo è un bellissimo percorso per gli amanti di trekking, però ve lo sconsigliamo nei mesi estivi perché c'è un caldo devastante. Un percorso che durerà un'oretta, sì. Un'oretta circa. L'ingresso costa 3 euro a testa. In questa zona non è difficile la notte incontrare i cinghiali. State tranquilli perché durante il giorno è davvero improbabile che facciate il loro incontro. Arrivati in cima a questo percorso avremo sicuramente una storia molto interessante da raccontarvi. L'errore più grande che si può fare durante un'escursione è sedersi, perché poi è difficilissimo rialzarsi. Ok, ci sono. Ce la facciamo? Ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Ok. Sì, ho guardato dietro come se fossimo in macchina. Perfetto. Se arriva qualcuno con la bici mi prende in pieno. Questa è una cosa molto probabile qui. Sta scrivendo un tweet. Dove stai andando? Di nuovo? No, questa è sporca. Se mi metto lì tutta in bianco. Oh, cavolo, stavo cadendo. E non sono stata io. Ah, che schifo. Sì, vabbè, però c'è un buco pazzesco. Allora ragazzi, siamo arrivati all'ex batteria SR413. SR sta per Sardegna e viene costruita tra le due guerre mondiali. Si sceglie di costruire questa batteria antiaerea proprio per la sua posizione a Punta Giglio, cioè tra Alghero e Porto Conte. Forse l'unico evento significativo avviene proprio nel 1941, esattamente nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto, quando due cacciatorpediniere inglesi attaccarono la costa, ma il comandante, non ricevendo ordini dal suo comando superiore, non diede l'ordine ai propri uomini di rispondere al fuoco. Mi sono graffiata. Non mi prendere in giro. Dopo circa un'oretta di escursione, il paesaggio che ci circonda è proprio questo. Quella che vedete alle mie spalle è la base di un cannone che, come potete vedere, era orientato proprio in un punto strategico. Una curiosità: se provate a parlare proprio al centro, la vostra voce prende un suono metallico. Esatto. Non so se si sente, però ragazzi, fa veramente impressione. Se vi ricordate il video di Carlo Forte, avevo già provato questa cosa, ma lì non funzionava. Qui invece ogni volta che vengo mi metto a cantare. Nel 1943, in questa base, viene rafforzato il presidio, in quanto l'esercito temeva che una nave nemica potesse avvicinarsi. In realtà questa nave nemica non arrivò mai, e quindi da questa base non fu mai sparato un colpo.
Ed ora stiamo per visitare la caserma nella quale vivevano circa 60 militari. Quella che vediamo è l'immagine di un bellissimo incrociatore. Si dice che queste immagini siano state disegnate dai militari stessi e infatti leggiamo: vincere, vinceremo. Se per gli altri il Mediterraneo è una strada, per noi italiani è la vita. Ma questa è ancora più bella. Quando tuona il cannone è veramente la voce della patria che chiama. Guardate quest'altro messaggio. Credere, obbedire, combattere. E ci troviamo proprio in un angolo di storia. Ma guardate questi militari, che vista avevano dalle loro stanze. E così lasciamo alle nostre spalle questo angolo di storia e riprendiamo la strada del ritorno. Adesso però sarà tutto molto molto più bello, perché ci sarà un bellissimo tramonto proprio sulla scogliera di Capocaccia, che ci accompagnerà tutta la nostra discesa. Questa è Punta Giglio ed è una delle meraviglie della Sardegna. Amici di Vado a Vivere in Sardegna, la nostra avventura a Punta Giglio finisce qui. Se vi è piaciuto il nostro video, mettete un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale di YouTube. Ciao! Ciao!